importante per ribadire quanto il territorio di Novara si stia proponendo come territorio di riferimento per il turismo, le attività produttive e anche per il tempo libero a questo punto. Sì, è la dimostrazione di una vitalità dell'amministrazione provinciale in più settori e non ultimo anche questo del tempo libero, che per la realtà provinciale è un settore estremamente importante. La somma degli appassionati di pesca e di caccia che sono presenti in provincia di Novara sono dei numeri importanti. La nostra è un territorio che oltretutto è anche visitato, qui anche turismo ittico e della caccia, quindi perché no non aiutare questo tipo di attività. Oltretutto vi è un presidente che è assolutamente favorevole alla caccia e alla pesca, perché visto nell'ottica in cui lo sta gestendo questa amministrazione provinciale è un'ottica puramente ecologica. Noi pensiamo alla pesca e alla caccia come una difesa del territorio e non come un sacrilegio del territorio come molti invece vogliono far pensare. Ecco, ricordiamo che caccia, pesca vuol dire anche comunque ambiente, vuol dire sport, vuol dire territorio. Quali saranno le altre iniziative in futuro che potranno avvicinare i piemontesi e comunque tutto il nord Italia a questo territorio? Ma questo qui è un'iniziativa che si inserisce in un contesto più ampio della politica provinciale. La politica del turismo, delle distrettualità turistiche, parlando di pesca viene in mente in questo momento anche l'idrovia, che è un elemento di collegamento fra Novara e Milano. Evidentemente il fatto che possiamo conoscere la nostra provincia, il nostro territorio anche da ottiche diverse, quelle classiche del Domenicali, abbiamo delle ottime osterie dove si mangia veramente molto bene, perché no, una buona pescata, una buona passeggiata nei campi con la caccia, perché no, un buon risotto e un buon vinello che si può assaggiare nelle nostre terre.